Qui ci troviamo nell'area del vulcano laziale e precisamente nella parte centrale in direzione sud-sud-est. Ad osservare il cielo, in questo contesto naturalistico è sovente incontrare il passaggio di elicotteri. Si tratta di elicotteri di piccole dimensioni, neri, senza alcuna scritta identificativa e a volo a bassissima quota, tanto da poter stabilire una quota di volo tra i 30 e i 50 metri, mentre più, diciamo, frequentemente è possibile osservare quello che io ho ribattezzato essere l'elicottero del Vivaro, un elicottero militare che sembra provenire dall'area tuscolana in direzione di Roma, volare ad una quota di circa 150 metri per giungere poi sulla vetta di Montefiore, una piccola montagna che è ricavato di un'antica bocca del vulcano laziale, una bocca di scoria, dove l'elicottero sembra fermarsi in volo stazionario ed anche a volte avvicinarsi a pochi metri dalla sua sommità. Nel 2008-2010 ho visto personalmente calarsi poi un militare per mezzo di una corda proprio da tale elicottero sulla superficie di Montefiore. Negli anni successivi ho eseguito diverse escursioni per verificare se sulla zona se nell'aria vi fossero delle cose particolari. È sicuramente Montefiore un punto di approdo di tale elicottero, che poi è stato visto dal sottoscritto e da molti altri testimoni muoversi anche in direzione di Marino, Rocca di Papa, dunque muoversi nell'aria. Difficile dire se si tratti di esercitazioni o di qualche altra cosa. Di sicuro il velivolo è stato osservato anche di notte. Di notte appare proprio come una sagoma scura, dotato di una luce rossa abbastanza forte, tale da identificarlo immediatamente. Il rumore poi dei motori di tale elicottero appunto ne caratterizzano la sua apparizione, ecco. Avvistamenti che personalmente hanno sempre attirato la mia attenzione, proprio perché il luogo è stato al centro anche di recente, di molteplici avvistamenti di oggetti sconosciuti. Se non fosse proprio che al centro del vulcano laziale, abbiamo Monte Cavo, una montagna vuota all'interno della quale esiste ancora oggi una base NATO, e sulla quale insomma circolano moltissime voci in relazione ad tecnologie che sono state qui rinvenute e che vengono conservate proprio all'interno di questa base, tra l'altro gestita da militari americani. Quella che un tempo era infatti la base Cosma del Monte Cavo è stata ufficialmente dismessa da tempo, almeno la parte italiana. Dunque il volare di questi velivoli militari secondo me non è casuale, c'è un motivo per il quale un'area così, un parco verdeggiante è sottoposto giornalmente al sorvolo di elicotteri militari e di altri tipi di elicotteri non identificabili.